Ciao a tutti ragazzi, sono Silver di X e in questo nuovo video voglio inaugurare questa mini piccola stronzata serie. Vorrei fare il trofeo Super Touring. Perché? Perché questa stronzata? Perché abbiamo bisogno di auto per finire la lega di Gran Turismo. Quindi farò queste 5 gare, trofeo Super Touring. Ho già capito che la macchina mia ce la può fare. Naturalmente sbandando quella rossa, intendo la Skyline, ce la fa. Non vi preoccupate, non vi spaventate del prezzo qua del 493 HP. La macchina ce la fa. Queste gare si vincono auto molto belle. Il campionato che mi piace di più in assoluto, perché queste auto così mi piacciono. E siamo pronti a farla. Facciamo la prima gara. Apricot. Non so leggere. Non so leggere. Il mio labiale è. E puzza, ecco. Allora, le auto che stanno qua mi piacciono tantissimo. La macchina mia ce la farebbe. Cioè, guardate che auto, guardate. Mamma mia, bellissimo. Quello con la scritta Vodafone lì. Che cazzo è Vodafone? Sì. Mamma, mi piacciono queste auto così. Questi sponsor, tutte sponsor, piene di sponsor, inguacchiate, inguacchiate si dice dai miei posti. Inguacchiate di sponsor, cioè, mamma mia. Sono fantastiche. Allora, ho notato la macchina ce la fa. Ma perché quando l'avevo provato prima ci sono arrivato subito primo? Invece ora non riesco più ad arrivare primo. Ma che cazzo? Sì, ce la fa. Solo che loro reggono la strada con le macchine. Invece la mia no. Con le macchine sono in pratica si possono ottenere solo o vincendo queste gare. Oppure prendendo le standard. Infatti sono auto standard, normali. Però inguacchiate di sponsor. Un po' come vi feci vedere tanto tempo fa della macchina mia. Tutta sponsorizzata. Cioè questa qua, tutta sponsorizzata. Quindi sono auto standard. Vabbè, naturalmente potenziate al massimo, cioè potenziate al massimo, però sono prese standard, perciò queste, in questo modo si possono ottenere. Infatti loro potenziandole sono riusciti ad ottenere una stabilità maggiore della mia. Allora, no, 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 mi ha spinto quello stronzo. Allora, la macchina mia ce la può fare. Li può sfasciare tutti. Il problema è che la gara non me la ricordo più. Sì, vabbè, me la ricordo, però non ricordo qua. E poi vi faccio vedere adesso un trucchetto. Vi faccio vedere adesso un trucchetto. Allora, prima di tutto, sboniamoci su questi qua. Sboniamoci su questi. Ora, guardate qua. Mamma mia. Mamma mia. Allora, so che è un'accusa altamente illegale, però io l'ho fatta lo stesso. Allora, questo qua con la Honda Civic, che mi piace tantissimo, come l'ha fatta. Mi piace tantissimo, come l'ha fatto, cerca di superarmi. Ah, tre giri sono qua. Ah, finalmente, qualcosa di più epico. Però qua se vinco la gara, se arrivo primo, non fa niente che arrivo secondo, ragazzi, qua basta che guadagno soldi. Vedi quanto è brutta da vicino. Tu basta che guadagno soldi in questa gara, questo mi interessa. Fa niente che arrivo primo o secondo. Se riesco ad arrivare alla somma necessaria, o almeno vincere un'auto di queste gare. Cioè che poi dovrei vincere già queste auto, dovrei vincere, cioè, sono fantastiche. Almeno vincere un'auto, dicevo. Riesco ad arrivare alla somma necessaria per modificare l'auto mia. Madonna, io non riesco a finire un discorso. Riesco ad arrivare alla somma necessaria per modificare quest'auto e farla arrivare alla Liga. Arrivo alla Liga, cioè. Aiuto! Ma perché mi spingi? Figlio di puttana! Figlio di puttana! Perché cazzo mi spingi? Allora, questa gara mi è sempre piaciuta proprio per il taglio della curva, della chicane che sta lì in fondo. È vero che vedendolo così, uno che vede il video dice, ma tu tagli, non sei bravo a curvare, bombo, 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 bombo. Allora, sì, è giusto, tutto quel che vuoi, però è stata fatta apposta questa curva. È stata fatta apposta per essere tagliata. Cioè, non perde controllo la macchina, cioè è proprio fatta, è come se fosse una strada. Oh no! No! È bello, non è nemmeno una via di fuga, cioè è come se fosse una strada, basta. Allora, in accelerazione sono molto più veloci loro, questo lo so. Perciò c'è questo Honda Civic che mi preoccupa. Se io riesco a tagliare la strada come ho fatto prima, però in un modo diverso adesso. Cioè, in senso che non devo sbagliare, non devo sbagliare, ecco. Mi ha superato. Ok, l'ho superato io. Scusate se metto questa visuale, se a voi non piace, però dovete capire. Giro! Ho sputato ovunque. Dovete capire che è una cosa seria. Ecco, non è facile, guardalo! Mi spinge! Poi si lamentano se li spingo io. Vaffanculo. Stronzo e merda. Cioè io mo non posso vedere se sta frenando o no.
Mamma mia, questi campionati li amo. Questo campionato lo amo io. Cioè, mi piace. Lo amo questo campionato. Cioè, mi piace tantissimo. Tantissimo. Però è molto difficile. Questa nuova miniserie. Miniserie dentro una serie. Giusto per avere più soldi. No, accelera, cazzo. Meno male che ti ho potenziato un macello, una trasmissione e tutte queste cose qua. E tu continui. E tu continui. No, devo raggiungere qua. Non posso perdere questa gara. Dai. Ti prego. Una cosa seria. Una cosa seria questa volta. Vi prego. Vi prego. No. No. Ok. No, perché l'ho spinto? Perché l'ho spinto? Perché l'ho spinto? Allora, no. No, che cazzo, madonna. Vaffanculo. Vaffanculo. Allora, scusate. Allora, vi voglio specificare che in questa mini serie non continuerò le ultime tre. Oddio, si è girata. Si è girata. Guardate, guardate quanto è bella questa. Guardate quanto è bella ok. Questa qua, guardate quanto è bella la Vectra. No, questa sarebbe fantastica. No, la Civic non la voglio. La Primera, mamma mia. Renault Laguna, oddio. E dai, noi normali. Cioè, se si fosse potenziata, cioè, se fosse messa negli sponsor anche questa, sarebbe stata fantastica. Beh, almeno i soldi ce li siamo pappati, no? 7.000 di merda. Se arrivavo prima, dicevo 15.000. Però se arrivavo prima, dicevo pure l'auto. Vabbè, dai, fa niente. Questa serie la continuerò fino a quando non farò tutto il primo posto questo campionato. Sì. Fino a quando non farò tutto il primo posto questo campionato, continuerò, farò sempre le stesse gare. Vediamo che facciamo. Mi sta sul cazzo. Allora, Trial Mountain. Allora, pure questa gara c'ha il taglio. Però il problema è che è qua, cioè, perde aderenza l'auto. Ma noi possiamo... Ma noi possiamo modificare. Rapporto, mi interessa. Gita, altezza di mano. Sto vedendo... Oh, sbaglio sempre! No, sotto. Cazzo. Campanatura. Cioè, io sto facendo cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Ho distrutto un'auto, guardate. Con queste modifiche ho distrutto un'auto. Allora, vediamo sempre le stesse macchine. Eccole qua. Ah no, no, qua c'è veramente. C'è l'Honda. La Primera con la blu. Mamma mia, fantastica. Quell'auto. Quella che sta davanti a me, quella blu. Vedete? Mamma mia. L'epicità quell'auto, è l'epicità. Guardate la lettone che c'ha. Mo che mi avvicino, sono i dettagli, eccola là. La lettone che c'ha è fantastico. Cioè, guardate, guardate. Nato io. Questo arancione, mamma mia. Che bello, piango, piango. Proprio perché le auto della mia infanzia sono. Questa qua, questa è un'altra Primera, però quella blu, però fatto con lo sponsor ufficiale della Castrol. Castrol. Che cazzo è? Non mi ricordo più come cazzo si chiamava lo sponsor. Vedo che questa macchina per questa gara va più che meglio, cioè. Forse perché è troppe curve questa gara. E questa gara è troppe curve, la macchina ce la fa a girare. Però molte volte, se vedete che vado a sbattere, non riesco a premere la levetta analogica. Che è quella, la sensibilità di merda. Allora, sì, questo qua mi vuole superare. Noi siamo al Centrus. Noi siamo al Centrus. Al Centrus della Terrum. Qua dobbiamo frenare. Na 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 na. Frenata impossibile. Vedo che qua, cioè, però sono proprio belle ste gare, cioè sono proprio gare brutte tra virgolette, però per queste auto sono fantastiche, perché questo è il campionato, questo campionato mi piace, mi attrae, non so cosa c'ha, però mi piace tantissimo. È uscito fuori strada quello, non vale, non vale. Allora, ora proviamo a fare il taglio del maledetto. Mamma mia, come perde aderenza, ragazzi. Ma no, quello è volato, quello là dietro è volato. Sì, possiamo anche mettere così, cioè non c'è bisogno che lasciamo. Vedi la levetta, non stava girando. No, cazzo. Meno male che l'ho l'auto si sta reggendo piano piano. Non è che le modifiche che ho fatto hanno sminchiato così tanto l'auto che riesce a reggersi. In pratica ho abbassato, dovrei aver abbassato. No, ecco qua, l'ha stronzata. Perché dopo i salti è normale che faccia così. Dai, ma che cazzo stai facendo? Dovrei aver abbassato. Gira, madonna, ma perché non giri? Dovrei aver abbassato.
Basta, vaffanculo. Non lo dico più. Non lo dico più. Non lo dico più. Ora devo cercare solo di raggiungere quei coglioni. Dovrei aver abbassato l'auto, l'assetto. Quindi l'auto è ora più bassa e riesce a attrito meglio a terra. Quindi non lo so, non lo so. Però in pratica è quello, sì. In pratica quello. Dovrei cercare di frenata. Ma questa qua arancione, io ce l'avevo in ira. Era fantastica, mamma mia, è fantastica questa cazzo di auto. Toyota, non mi ricordo come cazzo si chiama, però è fantastica, mi ricordo che era potenza, una potenza. Oh, che stai su? Toyota carino, una cosa del genere. Allora, ora non devo andare a sbattere, ok, bravo. E questo che vola, guardate. No, non è volato stavolta. Prima stava duellando con quello blu. Allora, questo è il terzo giro, faccio un'altra stronzata. Guardate come vola l'auto, guardate mo, eh. Cioè io mi tocca stare con questa visuale. So che non ci piace né a me né a voi. Perciò mi dovete scusare, ma è l'unico modo forse per capire meglio quanto cazzo gira l'auto. Perché sennò non riesco a capire niente. Sa che è l'unica visuale, perciò. Gira. Bravo. Fantastico. Devi continuare così. Ora giriamo di qua. Gira. Ecco qua, vedete. Ora riesco a controllarla meglio perché so quanto cazzo sta girando. So, riesco, stando con la posizione da sotto, quindi so quando perdo aderenza o no. Invece prima vedevo la telecamera che si spostava e sembrava che la macchina andasse bene. Cioè invece no. Quindi mi tocca stare così. So, lo odio pure io questa posizione qui, però la mafa per forza. La mafa per forza. Curva di merda. Curva di merda. Madonna, vedo la polvere davanti a me. Vedo la polvere. Gira, gira. Bravo. Weaver, Barrett, ok. Weaver. No, sto leggendo gli sponsor. Di Waffer, che è Weaver. Weaver, Waffer. Allora, c'è quest'auto blu. Ora non devo sbagliare a tagliare la curva. Se sbaglio adesso, cioè, non so che cosa farei. Ho sbagliato a tagliare la curva perché l'ho presa troppo piano. No, vabbè, è andata bene, dai. Questa volta la macchina ce l'abbiamo. Si dovrebbe vincere l'auto, giusto? Giusto? Si deve vincere l'auto. Non mi prendete per il culo, bisogna vincere l'auto. Ti prego, dimmelo che... Ah, Toyota Kaiser, ecco come si chiamava. Mamma mia. Allora, si dovrebbe vincere l'auto, se tutto va bene. Se tutto va bene. 15.000, 14.000, 13.000. Sì, una nuova vettura. Vediamo che auto è. Vediamo che cosa sarà mai. Che cosa sarà mai. Sì, cosa sarà mai. Allora, dobbiamo fare un'ultima gara e poi spegniamo il video. Ume, bravo. Gara. Toms sopra. Oh, qualcosa di fantastico, guarda. 309. Ammazza, E io mi sono andato a modificare quest'auto. Cioè, io mi sono andato a modificare. Cioè, mi sono andato a modificare la macchina mia. E poi quella era già 309. Cioè, questa qua se la potenzo. Se la potenzo diventa una potenza. Ammazza, sì, va bene. Però perché cazzo? Evento speciale. Non vedete le altre coppe perché non le faremo mai. Super Touring. Leguna sì. Madonna. Facciamola, dai. Solo perché sei tu. Solo perché sei tu che stai guardando il video. Sì, dico proprio a te. Allora, questo metto qua. Ok. Pulito un po'. Vediamo che cazzo deve su. Che laggata infernale. Ah, devo accelerare. Ecco qua. Sentite i tasti così che primo. Che partenza di merda, vai. Cioè, guardate questa auto qua davanti. Questa è una primi. No, questa è una Toyota. Questa è la Nissan primi. Quella blu, però fatta bianca. A me piace di più il blu. Poi qua abbiamo un Honda Accord. Cioè, l'auto mia. Aspettate che ho fatto una stronzata. Sì, ho fatto una stronzata. Allora, quell'auto che sta davanti in seconda posizione sarebbe vabbè, non posso dirvi il nome perché sicuramente non vi ricordate. Avete presente quell'auto blu che ho fatto qualche video? Tipo il video precedente, nell'episodio 13, no, nell'episodio 12, non mi ricordo quale cazzo era l'episodio, dove avevo stavo usando l'auto, un'auto blu, si chiamava Mugen Accord e c'aveva una lettura.
se, quella in seconda posizione sarebbe la versione puterizzata. Un momento di pausa veloce. Ok. Sì, sono dovuto riprendermi perché sto facendo un macello, non stavo capendo niente. In pratica non ricordo nemmeno che vi stavo dicendo. È stata una pausa così. Qua freniamo. Sì, ce l'ho fatta. L'ho fatto meglio di tutti. Ah, ecco, quell'auto che sta in seconda posizione sarebbe la Mugen Accord. Vabbè, che cazzo lo dico a fare? Giusto per arricchire il video, ma no. Non ho visto la curva, quindi mi vedrete fuori strada, eccomi qua. Sì, mi sa che questa gara non arriverò nemmeno più. Nemmeno terzo. Oh, no! No! Madonna! No, ma che palle! Che rompimento dei coglion! Madonna! Ma non posso far così! Che palle! Buttiamoci all'aria gli altri, dai, tanto ormai. Basta che ci guadagniamo i soldi, fino a quando non arriviamo a una somma. Una somma. Io vorrei arrivare almeno a 50.000. Dopo essere arrivato a 50.000 potrei anche sospendere la serie, questa miniserie. Oppure potrei anche continuare, non si sa, nel trofeo Touring, perché io vorrei fare finire la Liga lì. Cioè, non sarebbe male continuarla questa serie dopo la Liga, però non lo so. Non vorrei fare, per esempio, un tot di visualizzazioni, continua la serie. No, ma che è, sta stronzato. Un tot di visualizzazioni, continui la serie, se no muori. Oh, vaffanculo. Se vedete, taglio la strada perché ho staccato un attimo le mani dal joypad, infatti. E sono andato a... Non fare queste stronzate! Non le fare! Con me non le devi fare, dai! Vaffanculo! Ma no, ma tutto per... perché stavo alzando il volume. Vaffanculo, tutto per alzare il volume. E... Madò, come se ne sono andati! No, che film di merda. Che findus. Frenata. Curva di merda. In questo giro di cercare di raggiungerli. Cioè, no, dai, che palle. Allora, il miglior giro 1.41, 380, 197. Ecco, 204 km orari, 1.37. Cioè, in questo giro ho fatto di meno del giro precedente. Cioè, ma ci rendiamo conto allora il giro precedente quanto cazzo sono stato lento. Ma se ne va. Madonna. No, non posso perdere così. Ma no. Che palle. Che palle, dai. È una grande presa per il culo questa. Non si può perdere in questo modo. Cioè, dai. Cioè, ma ci rendiamo conto. Qua gira, vai. Cioè, dai, è una presa per il culo. Cioè, non... mi sento male, sto male. 4 minuti di gara, di video, 4 minuti di video di questa gara. Se riuscisse a raggiungere almeno la quinta posizione, non posso non guadagnare niente in questa gara. Cioè, il campionato che mi piace di più, mi sto facendo il culo per cercare di farla bene e poi sbaglio, mi erroro così. Erroro. Dai, cazzo di musiche si sentono. Vai sulla terra, vai. Dai, però che cazzo, se fosse stato altri due giri ce l'avrei fatta. Però dai, non possiamo... ci dobbiamo arrangiare. Però è stata una grande presa per il culo quest'auto di merda. Sei un'auto di merda. Lezzo. Cazzo, 7 secondi di stacco. Madonna. No, quanto è? 7 secondi. Madonna, che schifo. Cioè, questo video ho solo fatto una vittoria. Ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto? 5, cioè, che cazzo me ne faccio? Giusto per la quota di partecipazione, così, giusto per premiarti, così, per aver partecipato, aver fatto pubblicità. Vabbè, dai, non fa niente, ragazzi. Per questo video è tutto. Ricordate di mettere l'iscrizione. Ciao. La prossima volta faremo queste due gare, poi vediamo, vabbè. E ciao a tutti, ragazzi. Ciao.